benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano torniamo ad occuparci dell'alluvione che lo scorso novembre ha devastato gran parte della nostra regione, perché dall'aula di Palazzo del Pegaso è arrivato l'ok ad una proposta di legge che ha l'obiettivo di ampliare le categorie di beni, inserendo pure quelli mobili che potranno ricevere i ristori. Naturalmente tutto questo riguarda le famiglie colpite dalla tragica ondata di maltempo che devastò in particolare la zona delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Vediamo. I cittadini toscani colpiti dall'alluvione dello scorso novembre potranno chiedere ristori anche per i beni immobili danneggiati, come auto e arredi finora non contemplati. È quanto prevede una proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che va ad ampliare le categorie per cui è possibile avanzare la richiesta di rimborso. La denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno, ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. Quindi non soltanto chi ha subito danni all'abitazione principale, ma anche chi l'ha subito alle pertinenze, ai garage, alle auto, alle moto, ai giardini, che ovviamente sono persone che hanno subito danni al pari degli altri, sicuramente più grave chi l'ha subita l'abitazione principale, ma se una famiglia abitava al primo piano di una palazzina alluvionata, non ha subito danni in casa ma ha perso tutto quello che aveva in garage, magari ha perso due automobili e una moto, credo sia doveroso ristorare anche loro. Quindi un voto favorevole, nella speranza però che questi ristori possano essere erogati quanto prima. Le famiglie, diciamo, coinvolte saranno circa 7.500 in tutto. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione, e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. E le risposte sono in primis che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento, è un iter che ancora oggi è complicato e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare il più possibile la richiesta di risarcimento, anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Complimenti alla Presidente della Commissione, alla Commissione, complimenti alla Giunta. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini, allargando il platon, dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possano essere erogate. Voglio ricordare che le province sono passate da 5 a 7. A mio avviso, essendoci le risorse, più si riesce ad allargare il platon, più persone riescono a fare la domanda e miglior servizio avremo reso alla nostra comunità. E a proposito della drammatica alluvione dello scorso novembre, in Consiglio regionale è stato presentato il docufilm Casca il cielo, che in circa 20 minuti racconta, tramite le testimonianze di chi quei difficilissimi momenti l'ha vissuto, quanto avvenne tra il 2 e il 3 novembre scorsi in Toscana. Sentiva dei rumori fortissimi, dei boati incredibili. C'era un freddo bestiale, quindi non c'era alcun tipo di riparo. Pioveva dirotto, una grandissima paura che crollasse il magazzino.
In 20 minuti sono condensati i racconti di chi è stato colpito dall'immensa massa d'acqua e fango, dalla paura improvvisa al dramma di persone e cose, fino alla reazione per pulire e ripartire, soprattutto con l'aiuto dei volontari, inclusa la difficile fase della ricostruzione e della ripartenza. Il documentario Casca il cielo, realizzato dai registi Rohan Johnson e Lorenzo Gazzella e finanziato dal Consiglio regionale, racconta la tragica alluvione dello scorso inizio novembre con le testimonianze di chi l'ha vissuta in prima persona, facendo anche un'incursione nel grande evento di solidarietà organizzato da Fiorella Mannoia, Piero Pelù e Stefano Massini al Tuscany Hall di Firenze il 3 gennaio. Ci hanno ispirato tre azioni principali. La prima è stata quella di ascoltare, quindi andare nei posti, in questi comuni che forse non sono così popolari come altre città della Toscana, e ascoltare la storia delle persone che sono state coinvolte in prima persona. La seconda cosa è stata quella di guardare, e quindi con loro fare dei giri a dicembre delle loro case o delle loro aziende per vedere a due mesi di distanza cosa c'era rimasto. E la terza cosa, che forse è la più importante, è stata quella di raccogliere anche i video che avevano girato in quella notte. Quindi abbiamo fatto un lungo lavoro sia di richiesta e anche un po' di restauro dei video fatti col telefonino. Vedrete delle sequenze che a volte sono un po' spappolate, diciamo, rispetto al grande schermo, che però credo che siano preziose, perché spesso poi nella rete ci sono tante cose, ma poi vanno disperse e vattele a ritrovare, mentre magari il fatto di raccoglierle tutte in una piccola storia gli può dare il senso finale, che è quello di conservare per un po' la memoria di questo fatto, che anche questo rischia di essere inghiottito fra le mille calamità del mondo, e magari parlarne per un altro po'. L'approccio è quello sempre di sia ascoltare, come ha detto Lorenzo, ma anche di capire quando è il momento di poter entrare un pochino di più nella vita di ogni persona che ha vissuto poi appunto piccole e grandi tragedie come questa. Quello che rimane è una sensazione di intanto una comunità che, quando ci sono queste tragedie, poi si unisce, no? Paradossalmente è un momento in cui ci si riscopre uniti e ci si riscopre anche fragili di fronte a una natura che poi abbiamo noi stessi umani, cioè abbiamo in qualche modo fatto sì che ci si rivoltasse contro. E questa sensazione sia di fragilità ma anche di unità è quello che mi porto dietro, ecco, come eredità da questa esperienza, e penso che ci debba fare un pochino riflettere tutti, insomma. Noi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché, quando accadono eventi anche drammatici come quelli che sono accaduti in Toscana non qualche mese fa, c'è necessità di tenere alta l'attenzione, e per farlo bisogna che ci siano prove concrete, lo vedrete tra poco, dal senso di quanta violenza, di quanto il territorio abbia subito la violenza dell'acqua in quelle ore. Permettetemi di ringraziare Lorenzo Gazzella e Rohan Johnson, hanno prodotto un docufilm che dovremmo portare nelle scuole, dovremmo portare tra le istituzioni, perché tra le ragazze e i ragazzi continua a esserci quel senso di vicinanza alle popolazioni colpite, che li ha visti in prima linea durante la fase dei soccorsi, durante la fase più difficile, emergenziale, e alle istituzioni dire che non si devono mai voltare dall'altra parte. Ognuna di noi deve fare tutto quello che può. Noi come regione abbiamo già stanziato diverse risorse, lo stesso deve fare il governo rapidamente. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti perché le aziende possano ripartire con la propria attività e le famiglie possano tornare ad avere il sorriso, quel sorriso che hanno perso in quei giorni terribili dell'alluvione. Grazie alle associazioni di volontariato, alle Misericordie, alla Pubblica Assistenza, a tutti coloro i quali hanno lavorato in prima linea, grazie ai sindaci, so la fatica che hanno fatto in quei giorni nel prendere scelte davvero difficili. E allora noi siamo anche felici che nei prossimi 15 giorni il trailer sarà in tutte le sale cinematografiche della Toscana, ed è un modo per continuare a chiedere alle cittadine e ai cittadini toscani di dare il proprio contributo, sostenendo le famiglie che sono in difficoltà e che ancora non hanno riavuto la loro casa.
Il Comitato ha raccolto 75.000 euro di fondi che nei prossimi giorni saranno destinati, ma grosso modo saranno destinati ai comuni maggiormente colpiti, indicando luoghi significativi per la vita sociale delle persone. Questo è quello che hanno voluto gli artisti, Stefano Mazzini e Piero Pelù in prima persona, che hanno voluto questa serata, ci hanno messo, come si dice, la faccia per chiamare i colleghi e per costituire un cast stellare che, se avessimo dovuto ingaggiarlo in termini commerciali, sarebbe costato tantissime migliaia di euro, ma così non è stato, perché tutte le persone che hanno lavorato, così da noi, per così dire staff tecnico, fino all'ultimo degli artisti, hanno partecipato gratuitamente senza neppure chiedere il rimborso spese del viaggio. Per questo i 1.500 partecipanti che hanno comprato un biglietto per partecipare appunto alla serata ci hanno consentito di mettere insieme una cifra così consistente, considerato che si tratta di un solo evento, ma abbiamo avuto anche delle donazioni ulteriori, e ci consentiranno di fare un piccolo, ma credo significativo, passo in direzione del sostegno alle popolazioni colpite. Adesso invece parliamo della candidatura dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana per la capitale della cultura d'Italia, candidatura sponsorizzata anche dal Consiglio regionale. Vediamo. Mozione unanime del Consiglio regionale a sostegno della candidatura dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese a Capitale Italiana della Cultura 2026. L'atto impegna la Giunta Toscana a mettere in atto tutte le iniziative possibili volte a sostenere, anche a livello economico, il progetto Val di Chiana 2026 Seme d'Italia, presentato dall'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto oltre 160 realtà dell'area, al quale si sono aggiunti progressivamente numerosi partner. La Val di Chiana Senese è un territorio vasto, è la prima volta che un'unione dei comuni riesce ad entrare nelle 10 finaliste a Capitale della Cultura, ed è un territorio appunto che comprende 10 comuni che hanno la caratteristica non solo di valorizzare la Toscana diffusa, ma c'è un'enorme offerta culturale, enogastronomica e per tutte le persone, per chi comunque volesse venire a visitare il nostro territorio. È una candidatura importante perché rappresenta l'enorme potenziale che i piccoli centri possono avere, dove si può godere anche di una buona qualità della vita anche durante un percorso di conoscenza, un percorso turistico di vacanza, oltre che alle finalità legate appunto soltanto alla cultura. Un impegno che personalmente ho portato avanti, una proposta che a me fa piacere essere stata accolta da tutti i gruppi politici, quella di trovare un consenso bipartisan, unanime, dell'istituzione Consiglio regionale a favore e sostegno della candidatura della Val di Chiana a Capitale della Cultura 2026. Bisogna mettere da parte le bandiere dei partiti, bisogna portare fuori la Toscana e sapere che questa è la nostra unica opportunità di giocarsi questa partita a livello nazionale, una Capitale della Cultura da non soltanto investimenti, da valore in questo caso a quella Toscana diffusa, di quella terra nella quale anche io abito, che vivo, che conosco, dove le opportunità magari sono meno delle grandi città, ma le risorse sono straordinarie. Come tali, mettere insieme opportunità e risorse consente ai nostri comuni di presentarsi sul panorama nazionale e internazionale con una proposta culturale di altissimo livello, e mi auguro che questo sostegno della Toscana possa portare poi la Val di Chiana Senese a essere incoronata Capitale della Cultura. Noi lo speriamo bene, io sono convinta, come penso anche voi, che la Toscana sia, non dico la più bella del mondo, ma tra le regioni più belle del mondo. Quindi la Val di Chiana la rappresenta sicuramente, quindi facciamo il tifo affinché nel 2026 sia la capitale italiana della cultura. Questi dunque erano i principali temi affrontati nelle ultime sedute dell'Assemblea Toscana in Palazzo del Pegaso. L'appuntamento è come sempre con la voce del Consiglio per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento. Arrivederci.